la tua casa sia casa di preghiera. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo e leggiamo insieme il Vangelo di oggi, Giovanni 2, 13, 22. Si avvicinava alla Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del Tempio, con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divorerà». Allora i giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?» Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i giudei: «Questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?» Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Amen. Cari amici, oggi abbiamo un brano molto particolare. Gesù, nel tempo di Pasqua, sale a Gerusalemme, entra nel Tempio, il luogo più importante in quel periodo per Israele, perché era lì dove si celebravano le lodi a Dio, si facevano i sacrifici e si adorava Dio. Era nel Tempio che loro sentivano, vedevano la presenza piena di Dio. Ma proprio nel Tempio accadevano queste situazioni di mercato. Si vendeva, si parlava, c'era aria di commercio, non aria di fede, aria religiosa. Ecco che Gesù, secondo quanto era scritto dal profeta, ha preso queste bellissime parole, anche del Salmo: «Lo zelo per la tua casa mi divora», perché la tua casa sia e sarà una casa di preghiera. E Gesù, vedendo ciò che commettevano queste persone, comprende che in realtà non avevano più capito il significato autentico del Tempio. E Gesù mostra un nuovo Tempio dopo essersi adirato e aver fatto pulizia là dentro. Lo mostrerà con la sua morte e risurrezione. Gesù è il nuovo Tempio. Ma a noi oggi dice qualcos'altro, qualcosa di attuale, di concreto, di raggiungibile, altrimenti il Vangelo soltanto ascoltato, letto, se non entra nella nostra vita, non è vivo, non si fa carne. Che cos'è il Tempio per noi, cari amici, se non il nostro cuore? Il tuo cuore è il Tempio di Dio, dove Lui abita. La tua stessa vita è il Tempio di Dio. Tu sei prezioso ai Suoi occhi. Per te Lui è morto sulla croce. La tua stessa casa è il Tempio di Dio, perché Lui vuole dimorare lì dove tu vivi, dove tu abiti. La tua stessa famiglia è il Tempio di Dio. Quante volte noi profaniamo il nostro cuore, la nostra vita, la nostra casa, e lasciamo che ci sia il bene e il male. Lasciamo che ci siano liti, maldicenze, insulti e situazioni sgradevoli a Dio e che ci fanno male giorno dopo giorno. Il Signore vuole portare oggi nelle nostre case la Sua presenza. Vuole portare la shalom, la pace del risorto. Vuole essere Lui il padrone di casa. E diventa padrone non
con autorità, ma diventa padrone portando ciò che Lui è. Quindi il suo regno è amore, pace, gioia, benevolenza, mansuetudine. Questo è il regno di Dio. Quanto è importante quindi fare della nostra casa una casa di preghiera, un luogo dove come famiglia preghiamo insieme, apriamo la parola di Dio. Stiamo facendo proprio in questo periodo seminario online sulla parola, sulla preghiera personale, sempre disponibile, potete iscrivervi sul nostro sito. Perché? Perché se noi non stiamo con il Signore, se non leggiamo la Sua parola e non ci mettiamo ai Suoi piedi come discepoli davanti al nostro Maestro, la nostra casa sarà un covo di ladri, sarà un mercato e ci saranno sentimenti di tutti i tipi e mai regnerà la vera pace, perché la vera pace non è solo non litigare. Possiamo anche stare zitti, io, mio marito, io, i miei figli, sembra pace, ma in realtà è una divisione, è un muro alto. Ma la pace di Cristo è quando ci amiamo gli uni gli altri, ci accogliamo, non ci disprezziamo. E quando lasciamo entrare l'amore di Dio, la Sua parola, che porta grande frutto. Allora pregate insieme con me, dicendo: vieni, Signore Gesù. Abbiamo bisogno della Tua presenza. Ho bisogno che Tu venga nella mia casa, nel mio cuore, nella mia vita. Regna con il dono del Tuo Spirito Santo. Io ho bisogno di Te, Signore. Spirito Santo, porta l'amore, porta la comunione, porta l'amicizia nella mia famiglia. Spirito Santo, vieni perché io faccia della mia casa un luogo dove Tu sei presente, dove Tu mi parli giorno dopo giorno. A Te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Oggi lo slogan è: la tua casa sia casa di preghiera. Quando mettiamo il Signore Gesù e la Sua parola al centro delle nostre relazioni e di ogni cosa, allora sì, regna la pace del Cristo risorto. Grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao! Carissimi, vi invitiamo al seminario online sulla preghiera personale, dove vi insegneremo come pregare con la Bibbia, come ascoltare la parola di Dio, come metterla in pratica e portare grande frutto. Da venerdì 27 ottobre per 4 settimane. Iscrivetevi sul nostro sito. Ascolto.